sanno diventano prova solo al dibattimento, cioè attraverso l'utilizzazione con le regole del processo, non dimentichiamocele mai. Quindi vorrei come dire, non liquidare ma esaurire l'osservazione della collega che mi ha preceduto sulla dichiarazione di voto 5 Stelle, che è evidente che le intercettazioni sono un mezzo di prova e quindi altrettanto evidente che sono, che stanno pienamente nel concetto di direzione dell'atto di indagine o delle indagini, cioè se no che cosa sarebbe finalizzato? Collega Rossomando, mi perdoni se la disturbo, c'è un problema di riverbero nel suo microfono, purtroppo abbiamo qualche problema tecnico con i microfoni, le dovrei chiedere la cortesia, ecco, se potesse continuare l'intervento dalla postazione a fianco, mi spiace averla interrotta, però so che non si interrompe l'emozione. Però. Prego. No, la ringrazio, nessun problema Presidente, grazie, basta che mi dà il recupero dei secondi. Quindi è un argomento capzioso perché è evidente che l'intercettazione sono un mezzo di prova e quindi la direzione delle indagini che si possono fare in vari modi utilizzando appunto anche le intercettazioni. Ora qui, come dicevo, è un caso assolutamente di scuola, perché per tabulas il pubblico ministero e poi il GIP che ha convalidato dicono, tra l'altro per ben tre volte, perché tre sono i provvedimenti di richiesta appunto di fare queste intercettazioni, per ben tre volte si dice che cosa? Quello che normalmente si dice quando si fa un'ipotesi investigativa e non poteva essere diverso, cioè qual è l'obiettivo, che cosa si vuole dimostrare, dove si vuole arrivare. Quindi è esattamente quello che prende in esame la legge, soprattutto che prende in esame la Corte Costituzionale quando traccia, cioè proprio tracciando i limiti della legge, che cosa osta all'utilizzazione delle intercettazioni di un parlamentare nel processo. Ora vorrei dire, il giudice che ci ha trasmesso l'ordinanza, tra l'altro, dice che si tratta di sole tre intercettazioni che tra l'altro isolatamente considerate non sarebbero così dirimenti o così utili comunque processualmente. C'è da chiedersi per qual è la necessità di questa precisazione. Ora io dico una cosa, quindi sarebbe pacificamente risolto, tra l'altro ricordo a me stessa all'Aula che qualora si decidesse di non autorizzare l'utilizzazione di queste 30 intercettazioni, quindi di votare a favore di questa relazione, comunque queste intercettazioni sono utilizzabili nei confronti degli altre persone coinvolte nel processo, comunque il processo procede, perché appunto, come è stato correttamente ricordato, tra l'altro non vi sarebbe nessuna modalità di autorizzare la prosecuzione o non delle indagini. Allora, di che cosa stiamo parlando? Io dico questo, attraversiamo una fase difficile ed è testimoniata dal fatto che in quest'Aula, io credo che sia un giorno triste, quando discutendo di come si applica la legge e dell'applicazione della legge, qualsiasi legge questa sia, si dice che applicare la legge è un giro di parole. Triste momento in un'aula parlamentare dire che applicare la legge è un giro di parole nello Stato di diritto. Triste momento quando si parla di abuso di garantismo. Il garantismo o c'è o se si parla di abuso è un'altra cosa. E vorrei ricordare che in quest'Aula e in altri provvedimenti non solo chi vi parla ma chi ha votato molte volte per autorizzare vuoi l'utilizzo di intercettazioni, vuoi anche più delicatamente l'applicazione di una misura cautelare, ha inteso fare in modo che non ci fossero privilegi ma che si applicasse la legge. Se non è garantismo, è un'altra, se non ci sono abusi di garantismo, ci sono privilegi, in quel caso siamo molto attenti a che non si verifichino privilegi. E vorrei dire che questo lo facciamo tutte le volte che esercitiamo questo ruolo in quest'Aula, lo facciamo proprio anche a garanzia dell'autonomia della giurisdizione e della separazione dei poteri, che intendiamo rispettare, non entrando mai
mai e non sempre così semplice, dovendo analizzare un provvedimento, nel merito dell'ipotesi accusatoria, della sua fondatezza, della sua completezza, delle sue argomentazioni. Spiace, e lo dico se riesco molto garbatamente, che anche un uomo di legge come il collega D'Ambrosio citi l'accertamento della verità Uberalles, ma lo dico e derubrichi a questioni tecniche l'applicazione della legge. Lo dico perché sono profondamente convinta, e questo fa parte anche dell'impostazione che abbiamo, che a maggior ragione anche il pubblico ministero fa parte della cultura della giurisdizione. Se non pensassi questo, non difenderei l'autonomia della magistratura, dell'autonomia della giurisdizione. Per questo lo faccio convintamente in tutti i provvedimenti quando ce n'è l'occasione e anche e soprattutto quando esercitiamo il ruolo come giunta per l'autorizzazione. Quindi, e concludendo, molto serenamente, perché come dicevo è un caso di scuola, stiamo discutendo di tre intercettazioni che dichiaratamente sono state effettuate per acquisire elementi per comprovare l'accusa nei confronti di Tizio Caio Sempronio e anche del deputato. La legge dice che non si può fare. E quindi molto tranquillamente, molto serenamente, non possiamo, ma lo facciamo, devo dire, con tutta la dignità del Parlamento, non soltanto serenamente, ma orgogliosi di applicare la legge, perché pensiamo che si tratti semplicemente dello Stato di diritto. Io credo che sarà un triste giorno se dovesse capitare che se magari la collega Colonnesi dovesse capitare di dover applicare o decidere, avere la forza di applicare un suo convincimento indipendentemente dalla legge, perché la legge serve a proteggere proprio chi altre protezioni non ha. Grazie. La ringrazio. L'onorevole Martinelli, a titolo personale. Un minuto. Presidente, io Chiarelli. Sì, la ringrazio. A nome del gruppo conservatori e riformisti voteremo veramente contro la richiesta di autorizzazione. Volevo solo fare due considerazioni. Oggi, perché faccio parte anche della commissione della Giunta per l'autorizzazione, oggi viene a galla una realtà che alcuni giudici, D'Ambrosio nell'esempio, dico, violano la legge, e sostanzialmente alcuni parlamentari di cui fanno parte di quella giunta cercano in certo qual modo di ripristinare le regole reali. Io voglio fare solo una considerazione alla collega Grillina, dicendo che va accertata la verità, che a prescindere dalla legge andavano autorizzate. Io ricordo personalmente, perché ne facevo parte della giunta delle autorizzazioni, che fu fatta una richiesta dalla Procura di Napoli di arresto per Cesario. Quella richiesta che noi non deliberammo perché dovevamo ancora in quel frangente